Matteo! Sono l'unico milanese con i pantaloni lunghi. No, ce ne sono altri di milanesi, però voi siete in costume, maledetti. Vabbè, se facciamo veloce faccio un bagno anch'io, dai, comunque. Sentite, la voce è quella che è perché stamattina in piazza a Empoli c'erano centinaia di persone in una delle città più rosse d'Italia e sono un buon segno. Sono un buon segno, vuol dire che... uno dei più belli risultati che abbiamo raggiunto quando eravamo al governo. La sinistra è quella che ha approvato la legge Fornero, la Lega è quella che ha smontato la legge Fornero offrendo quota 100 a centinaia di migliaia di italiani. Il diritto alla pensione, il diritto al lavoro, il diritto alla vita. E questa è la differenza, non c'è più il derby destra, sinistra, fascisti, comunisti. Stamattina a Empoli c'erano centinaia di persone, belle, mamme, papà, ragazzi, bimbi, nonni, commercianti che parlavano di futuro, poi dall'altra parte c'erano a litigare coi poliziotti alcuni sfigati con la bandiera rossa che la Lega che cercavano fascisti dove non ci sono fascisti. Qua queste centinaia di persone in questo sabato pomeriggio d'agosto in riva al mare, lo dico a qualche giornalista, non sono egoisti, razzisti, ignoranti, fascisti, sono italiani orgogliosi di essere italiani. Sono donne e uomini liberi, liberi. Giustamente Edoardo ricordava la distanza e la mascherina, però qua per andare in spiaggia si chiede la mascherina. A quelli che sbarcano a Lampedusa chi è che la chiede la mascherina? E il distanziamento, e il sacrificio, e la pensione. E vanno in mezzo agli ombrelloni col metro a vedere se c'è un metro e mezzo fra l'ombrellone e l'ombrellone. Fra un po' ti chiedono quando esci dall'acqua perché ti sei tuffato senza mascherina e hanno fatto sbarcare 15.000 balordi che sono in giro per l'Italia a fare casino e a portare virus e confusione. E che regola è? E che regola è? Quindi è questo. Quindi il 20-21 settembre sarà un'occasione straordinaria della Toscana per i toscani. Qua sicuramente ci sono dei villeggianti, non ci sono solo toscani, però... E il paragone si fa perché poi è un voto anche per le proprie tasche, per il proprio interesse, per il proprio portafoglio. Susanna lo ricorda sempre, non è un voto sulla filosofia. Perché i toscani devono pagare più di tutti gli altri italiani la tassa sui rifiuti? Perché l'immondizia a Pisa deve costare di più che a Milano, a Treviso o a Bologna? Perché in regione non sono capaci di smaltire i rifiuti e di organizzare la raccolta dei rifiuti. È molto semplice e questo è il compito della regione, non occorre uno scienziato, eh? E quindi è questo di cui si occupa la regione, la sanità, gli ospedali. In questi anni quanti ospedali sono stati chiusi? Quando ha cominciato a far politica il candidato del PD, Susanna Ceccardi non era ancora nata. Quando ha cominciato a far promesse il candidato del PD, Susanna Ceccardi andava all'asilo. Qual è la differenza? Che lui non ha mai fatto il sindaco, Susanna sì. E il suo comune l'ha cambiato da così a così. Andiamo a quello che... Quanti studenti ci sono qua? Tutti pronti agli autoscontri all'intervallo? Tutti pronti? Mi vedo già in aula magna il Gran Premio di Monza, premio per il primo arrivato, premio di consolazione per il secondo arrivato, ma voglio dire, ci sono
200.000 insegnanti precari. Lo dico ai genitori perché io ho due figli che vanno a scuola, la scuola interessa a tutti, studenti, insegnanti, genitori, nonni. Ci sono 200.000 Quindi la battaglia noi la facciamo, non la faccio lunga. Poi sull'immigrazione, ragazzi, fra 43 giorni si vota in Toscana, ma si vota anche in Veneto, dove si vince, si vota in Liguria, dove si vince, si vota nelle Marche, dove si vince, si vota in Puglia, dove si vince, si vota in Campania, vorrei vedere andare a casa De Luca perché veramente gli troviamo il posto al drive-in, però... E poi si vota in Toscana, 43 giorni, voi fra 43 giorni avete un'occasione straordinaria a Pisa, ma guardate anche, fino a qualche anno fa pensare ad avere un sindaco della Lega a Pisa o a Cascina sarebbe stato da matti, adesso c'è un sindaco della Lega e uno dei più bravi a Pisa e Susanna l'ha fatta a Cascina. Però ti devo richiamare. Perché a Pisa state facendo troppe cose e se fai troppe cose poi succede stamattina che tu fai la pista ciclabile e hai inaugurato la Simbuca Gianni. Il sindaco fa le robe e quello spunta, sai come quelli che si autoinvitano ai matrimoni? E dici, ma quello là è amico dello sposo? No, è amica della sposa? No, e chi è? Boh, è imbucato, è Gianni, vabbè, fa niente, dai, offritegli un caffè, un cappuccio, una brioche. Tanto può andare a tagliare nastri per 43 giorni, fra 44 giorni farà il consigliere d'opposizione in Regione Toscana perché il governatore si chiama Susanna, se voi ci date una mano.
piene di clandestini e di spacciatori che sono in giro a non fare un accidente dalla mattina alla sera. Penso che sia il primo processo in Europa a un ministro colpevole di aver fatto quello che aveva promesso di fare, perché non è che io avessi chiesto i voti dicendo un'altra roba. Penso che chiunque votando Lega sapeva che cosa avrebbe scelto. Noi avevamo detto, quelli là hanno chiacchierato, se ci date il voto noi chiudiamo i porti italiani e in Italia entra solo chi ha il diritto e il permesso di entrare, perché non siamo un campo profughi, siamo un paese. La Toscana è la terra del Rinascimento, è la terra di Dante, la terra di Michelangelo, della bellezza, dell'arte, della cultura, della torre. Questa è la Toscana, quindi non possiamo. È una terra ospitale, accogliente, generosa, c'è tanta gente che fa volontariato, le misericordie, il pronto soccorso, i donatori di sangue, le parrocchie, i boy scout. Qua non è un problema di colore della pelle. Io do rispetto, però in cambio chiedo rispetto. Quindi ti apro le porte di Pisa, ti apro le porte di Firenze, di Milano, ti do un futuro, ti do una scuola, ti do una possibilità di costruire per i tuoi figli un futuro diverso, però se cominci a arrivare a Pisa e mi dici però non mi piace il presepe, non mi piace la torre, non piace Gesù Bambino, torna a casa tua e fai quello che vuoi, perché non dobbiamo essere noi a Pisa a cambiare modo di vivere, di pregare, di mangiare, di cantare, di amare. Dico di amare perché c'è, pensate che con tutti i problemi che ha l'Italia, sapete qual è la priorità del PD e dei 5 Stelle in Parlamento nelle prossime settimane? La legge bavaglio sulla cosiddetta omofobia, che è una roba, attenzione, per me lo Stato meno fa meglio è. Lo Stato non deve entrare in negozio con gli studi di settore, perché non può essere lo Stato a decidere quanto guadagna un commerciante, un artigiano, una partita IVA, un libero professionista. Sarà lui a decidere cosa deve fare, cosa deve. Quindi lo Stato non entra in negozio, men che meno lo Stato entra in camera da letto. Fra le centinaia di persone che ci sono qua, o ci sono, invidia per voi, là in costume, comunque in spiaggia, a me non interessa se stasera voi andate a cena, andate a passeggio, andate a teatro, o non mi interessa con chi andate a fare l'amore, ognuno a casa sua fa quello che vuole, con chi vuole, quando vuole, senza che sia lo Stato a doversene occupare e senza che nessuno debba essere discriminato per le sue scelte di vita e le sue scelte sentimentali e familiari. Però mi fa paura una legge che processa qualcuno che sostiene il diritto del bambino ad avere una mamma e un papà, a venire al mondo se ci sono una mamma e un papà, a venire adottato se ci sono una mamma e un papà. Non è discriminazione. Il bimbo ha bisogno della mamma e del papà. Gli adulti facciano quello che vogliono da grandi, ma non paghino i bambini l'egoismo degli adulti. Giù le mani dai bambini, dalle mamme e dai papà. E voglio poterlo dire senza andare a processo, vabbè, ce ne sono altri processi, quindi uno più uno meno. Però è una questione di principio, di cultura, di libertà, di democrazia. In bocca al lupo, non voglio farla lunga perché un sabato pomeriggio per molti di voi magari saranno le poche ore che ci sono in vacanza. Posso dire una cosa? Ve lo dico non per forma, ma perché ci credo. Quando mi hanno detto che andavamo a fare un incontro pubblico in spiaggia il sabato pomeriggio ad agosto con 40 gradi, ho detto, ma chi vuoi che ci sia? Lasciamo stare le persone in spiaggia. Posso dirvi grazie per il tempo che togliete al mare per dedicarlo alla nostra comunità? Se voi non mollate, io non mollo. Viva l'Italia, viva la Toscana. Grazie di cuore a tutti. Grazie di cuore a tutti voi.